Il 1 novembre 2009 Alda Merini, la grande poetessa milanese, ci lasciava, oltre che un grande vuoto, una bellissima eredità poetica e letteraria. A esattamente 10 anni dalla sua morte nel comune di Milano, la grande poetessa è stata ricordata e celebrata attraverso una serie di iniziative, tra cui un convegno tenutosi nella Sala Napoleonica dell'Università Statale di Milano, nelle giornate del 28 e 29 ottobre. Inoltre, il ponte sul Naviglio, vicino alla sua casa in Ripa di Porta Ticinese, le è stato intitolato grazie all'assessorato alla cultura del Comune di Milano. Il fine era quello di mettere in luce la personalità eclettica e dirompente della poetessa. Difatti, il ponte a lei dedicato è stato illuminato di nuova luce attraverso le candele e i versi di Alda Merini. La personalità di questa grande poetessa era stata messa in luce anche da noi, in una puntata di Poetando andata in onda nell'occasione della nascita dell'Associazione Culturale Alda Merini e attraverso la testimonianza di Marina Bignotti, amica della poetessa e presidente dell'associazione a lei dedicata. In occasione del decennale della sua morte vorremmo ricordarla attraverso le parole di chi l'ha conosciuta bene e grazie alla lettura di 2 sue poesie, interpretate dall'attrice Roberta Turconi dei Poeticanti, che ci proporrà Il Gobbo e la Terra Santa. Oggi parleremo della poetessa Alda Merini e lo faremo con Luisa, che è andata a Milano sui Navigli, che è un luogo meriniano per eccellenza. Grazie Veronica. È stato un momento estremamente emozionante per quello che mi riguarda, perché non solo ho rincontrato Marina Bignotti, che è una mia cara amica e con la quale ho lavorato parecchio per la poesia milanese, ma anche perché grazie alla sua viva voce abbiamo potuto riscoprire un po' quello che Alda Merini non solo ha significato per lei, ma soprattutto per quello che è il contributo suo culturale e poetico. E quindi lascerei la parola volentieri a Marina Bignotti, che ci racconta della sua nuova iniziativa e di questa neonata associazione che lei presiede. L'associazione è nata nel gennaio del 2019 e ne abbiamo dato comunicazione in occasione del compleanno di Alda, il 21 marzo. È nata a Milano su iniziativa delle figlie Emanuela, Flavia e Simona. La finalità dell'associazione, che è senza scopo di lucro, è quella di promuovere, tutelare, approfondire e diffondere la figura e l'opera della grande poetessa, che è sicuramente una figura originale e anticonformista della cultura milanese. Non aveva un senso della misura, quindi si donava senza limiti. La sua forma, la sua scrittura era una pratica che le aveva appunto insegnato il suo psichiatra, che l'aveva in cura. Le diceva di mettere su carta quello che lei sentiva, quindi era la sua terapia. La dimensione del dono lei ce l'aveva anche nel regalare i suoi scritti, nel dedicare dei pensieri, dedicare anche delle attenzioni. Era il suo modo per dirti ti voglio bene. Ora lei nel tempo mi ha dedicato parecchie poesie, un po' me le dettava, un po' me le mandava via posta, spesso accompagnate da delle lettere, con una busta in genere non affrancata a sufficienza. Io mi sono sempre chiesta come riuscisse poi ad arrivarmi, e mai tassata oltretutto. Lei me li mandava in casa editrice e sulla busta c'era sempre scritto o Marina Scheiwiller, perché aveva deciso che mi chiamassi così, o Marina Bignotti Scheiwiller, oppure Marina e basta, e magicamente arrivava. E lì dentro c'era il suo mondo. Sì, ma veramente corpose, voluminose queste buste, che non si riusciva, mi chiedevo come riuscissero ad arrivare integre e non perdessero il contenuto strada facendo. Però questo era, faceva parte del mondo meriniano.
Veronica, sono quasi sicura che tu potrai proporci qualcosa per connotare meglio la poetessa Alda Merini. Che cosa ci fai sentire? È una poesia che Alda scrive giovanissima, aveva difatti solo 17 anni ed era il 1948. Lei percorreva ogni mattina la stessa strada al centro di Milano e su questa strada a un certo punto incontra un uomo silenzioso, piccolino, che a lei ispira eleganza, e proprio a questo uomo dedica una delle sue prime poesie, che si intitola Il Gobbo. Dalla solita sponda del mattino io mi guadagno palmo a palmo il giorno dalle acque così grigie, dall'espressione assente. Il giorno io lo guadagno con fatica, tra le due sponde che non si risolvono, insoluta io stessa per la vita, e nessuno m'aiuta. Mi viene a volte un gobbo sfaccendato, un simbolo presago d'allegrezza, che ha il dono di una strana profezia. E perché vada incontro alla promessa, lui mi traghetta sulle proprie spalle. Questa poesia ci dimostra la difficoltà che aveva Alda Merini nel vivere la quotidianità, il mondo esterno. Si tratta difatti di una poesia in cui solamente a metà si arriva al punto in cui compare un uomo. Questo uomo è imperfetto, almeno quanto lei, e le permette di arrivare dall'altra parte della strada e di farle anche capire che forse c'è ancora una salvezza. È bellissima questa cosa dell'imperfezione, direi che Alda la ha rappresentata completamente, se parliamo di imperfezioni umane, anche attraverso la sua generosità, che per quello che mi riguarda è sicuramente una connotazione assolutamente positiva, ma magari qualcun altro non la pensa come me. Allora sentiamo Marina e quello che ci racconta della generosità di Alda. Alda Merini ha sempre avuto un rapporto molto particolare con il denaro. Io l'ho conosciuta negli anni forse per lei più duri, quando veramente non aveva di che vivere. E all'epoca io lavoravo nella casa editrice Scheidiller. Vanni Scheidiller almeno le pagava l'affitto di casa, perché lei non aveva né pensione né alcuna forma di sostentamento. Alda Merini era una poetessa che scriveva continuamente, a qualsiasi ora del giorno e della notte. Addirittura dettava telefonicamente agli amici, alle persone, alla stessa Marina, alla quale arriverà a dedicare addirittura 100 poesie. La quasi totalità di queste è racchiusa in un libro edito dal grandissimo Vanni Scheidiller ed è proprio dedicato a Marina. Sentiamo il suo ricordo. Il libro è stato pubblicato nel 2005. In realtà era un progetto di Vanni, che lui sapeva, di Vanni Scheidiller, lui sapeva che dai miei incontri con Alda Merini nascevano delle poesie. Per cui avevamo deciso che le avremmo raccolte poi in un libro e lui voleva appunto che fossi io a curarlo. Poi Vanni è mancato prematuramente e il progetto Merini è sempre rimasto lì tra le sue cartellette. Fin tanto che così abbiamo deciso in casa editrice di pubblicarlo. Il libro è uscito e il titolo era Le briglie d'oro, poesie per Marina. Arriviamo ora a un vero e proprio capolavoro, ovvero una poesia che già dal titolo permette una grandissima evocazione, La Terra Santa. Quando Alda scrive questa poesia è ormai matura, ha vissuto e il suo vissuto non è stato per niente semplice. Ho conosciuto Gerico, ho avuto anch'io la mia Palestina. Le mura del manicomio erano le mura di Gerico e una pozza di acqua infettata ci ha battezzati tutti. Lì dentro eravamo ebrei e i farisei erano in alto e c'era anche il Messia confuso tra la folla, un pazzo che urlava al cielo tutto il suo amore in Dio. Noi tutti, branco di asceti, eravamo come gli uccelli e ogni tanto una rete oscura ci imprigionava, ma andavamo verso la messe,
la messe di nostro Signore e Cristo, il Salvatore. Fummo lavati e sepolti, odoravamo di incenso, e dopo, quando amavamo, ci facevano gli elettroshock, perché dicevano: un pazzo non può amare nessuno. Ma un giorno, da dentro l'avello, anch'io mi sono ridestata, e anch'io, come Gesù, ho avuto la mia resurrezione. Ma non sono salita nei cieli, sono discesa all'inferno, da dove riguardo stupita le mura di Gerico antica. Racconta quindi l'umiliazione, la prevaricazione, riflette sul tentativo di cancellare la personalità individuale che aveva conosciuto all'interno del manicomio di Milano. La tensione della Terra Santa emerge dal confronto tra l'io interiore della poetessa e la situazione proprio del manicomio. Difatti questa situazione può essere espressa solamente attraverso questo linguaggio che viene chiamato lingua dell'assurdo. Ho notato che sicuramente tra i miei coetanei, tra i ragazzi della mia età, Alda Merini è una delle poetesse più amate e più conosciute, nonostante lei sia morta ormai dal 2009. Sì. Come mai questa passione? Sì, è così, Veronica. Effettivamente anche Marina disvela questa attitudine, questo sentire della poetessa che effettivamente tocca le corde dei giovani, e soprattutto perché lei ha sempre amato stare con i giovani, forse è questo il suo segreto. Io ho sempre pensato che Alda Merini fosse una poetessa che parlava alla pancia, ed è una poetessa popolare, ma nel senso più alto e più nobile del termine. Quindi questa immediatezza che arriva. La sua poesia ti arriva, a volte come un pugno, a volte come una carezza, ma arriva. E lei, devo dire, che ha amato tantissimo i giovani. Le sue poesie sono giovani,